Oggi farò un esperimento sui fenomeni elettrostatici e in particolare verificherò come un palloncino carico elettrostaticamente possa attirare l'acqua che scende leggera da un rubinetto. Il materiale che ci occorre è semplicemente un palloncino, una berretta di lana e un rubinetto da dove scende l'acqua. Ora carico elettrostaticamente il mio palloncino e poi lo andrò a avvicinare all'acqua che scorre. Ora avvicino il mio palloncino carico elettrostaticamente all'acqua e vedo che l'acqua compie una grande curva perché è attratta dal palloncino. Ora spiegherò il principio fisico che è alla base di questo esperimento. In natura esistono cariche elettriche negative chiamate elettroni e cariche elettriche positive chiamate protoni. I corpi allo stato naturale posseggono un ugual numero di cariche positive e negative e pertanto sono elettricamente neutri. Sappiamo che cariche dello stesso segno si respingono e cariche di segno opposto si attraggono. Quando si strofina il palloncino con un panno di lana, alcuni elettroni passano dalla lana al palloncino. Il palloncino acquista elettroni e si carica negativamente. Se si avvicina quindi un palloncino carico negativamente all'acqua, che è elettricamente neutra, un po' di elettroni degli atomi dell'acqua vengono respinti lontano dal palloncino. Nella parte dell'acqua vicino al palloncino, quindi, restano le cariche positive e quindi il risultato è che il palloncino e l'acqua si attraggono.